poche indicazioni. Questo è senz'altro, un po' per capire la lettura che ha dato il tentato in questa... No, si può essere anche stanchi, come abbiamo lavorato tanto, però non mi è piaciuto l'atteggiamento che non va bene, però queste sono cose che poi parlerò con i ragazzi, vediamo un attimo. Hanno preso sicuramente come un po' sotto gamba questo impegno, oppure l'approccio proprio alla gara che è mancato? Sì, è mancato la concentrazione, l'attenzione, le cose che ci servono. Questo ci serve da lezione, per capire che se noi non facciamo bene le nostre cose, il nostro lavoro sul campo, tatticamente, non ci muoviamo bene, non siamo concentrati, allora abbiamo dei problemi. E se invece la squadra è attenta, facciamo quello che dobbiamo fare, siamo una squadra pericolosa, ma come oggi, se siamo come oggi, no. Mister, diciamo che la squadra ha dato il pretesto per caricare la settimana, no? Che riporta al campionato. No, devono capire che non abbiamo fatto niente. E fino adesso tutto quello che è stato fatto non conta niente se tu non prosegui il campionato come deve essere. Perciò deve essere un monito per noi per capire certe cose, per capire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. E penso che oggi la partita sia servita molto per questo. Vuoi darsi delle soste, no? Soprattutto per le squadre che vanno... Sì, molto pericolose, soprattutto quando vieni da due vittorie e magari pensi... Invece bisogna ricaricare le pile, mettere la testa sul campo e pensare che dobbiamo pedalare testa bassa, perché non, in questo campionato se molli qualcosa sei finito. Disturbano le voci di mercato? Beh, questo è un mese che a tutti gli allenatori, non solo io, non piace, perché quando ci sono tante voci così la testa deve essere sul campo, non deve essere in altri posti, e purtroppo questo vale per noi, vale per tutte le squadre, però non deve essere un alibi questo. Io non li cerco gli alibi, voglio capire bene. E... Cioè, non può aver influito sull'atteggiamento, volevo collegare... No, l'atteggiamento è una cosa diversa, insomma. Che il mercato sia fastidioso, ma lo dico, non è solo per me allenatore, ma penso per tutti gli allenatori che in questo momento stanno facendo il suo lavoro, insomma, ecco. Mister, al riguardo è ufficiale l'arrivo di Bentella, questo ragazzo sicuramente avrai dato il tuo ok all'ingaggio, quindi se sei contento che il giocatore è. E invece Monachello, punto interrogativo, perché la società sembra cercare un attaccante, però non abbiamo capito se magari lui vuole andare via, se invece tu vuoi che lui resti, ci avete parlato? No, no, sinceramente io non ho parlato né con Gaetano, non ho parlato di questa cosa qui. Perciò non posso dire niente da questo punto di vista, se lui vuole andare via, non vuole andare via. Lui è un giocatore del Pescara, io adesso alleno i giocatori del Pescara e sono concentrato su quelli che ho a disposizione e sono concentrato sul campo, su quello che devo fare. Il mercato, ve l'ho detto, io non ci voglio proprio pensare, non ci voglio assolutamente perdere energie sul mercato. Questo ragazzo che arriva... No, siamo contenti, un ragazzo molto, molto giovane, promettente. Spero faccia il percorso di Gravillon, nel senso che di crescita piano piano, di lavorarlo bene, perché è un giocatore che può essere molto interessante, molto giovane, però di grande prospettiva. Cioè, se dovesse rimanere Monachello, lei sarebbe comunque contento? Perché voi dovete sempre sapere se, come, cosa... No, Monachello, se a tuttora è un giocatore del Pescara, e io... Ma cioè... no, io non le voglio far dire delle cose, che per forza non è... Però senza parlare di Monachello, considerando che Cocco comunque non è stato convocato negli ultimi giorni, quindi non lo consideriamo un altro attaccante, lei lo aspetta. Il discorso è questo, di Cocco e Fonasier abbiamo fatto una scelta condivisa con la società e questo lo sapete. Il resto sono giocatori del Pescara, io li alleno, cioè non è che io dico Monachello vai via, no, sono giocatori del Pescara, io li alleno. Poi il mercato, sapete anche voi, è imprevedibile, non possiamo sapere cosa succede, cioè
Per questo dico che per noi allenatori questo mese qui è un mese non facile. No, è chiaro che se ne tolgono mister, cioè Bundman, lei si arrabbierebbe, no? E lei è normale, perciò le faceva la domanda su Monachello. Ma guarda, tutte le voci che si sentono sui giornali, su questo, su quello, io non voglio darci retta. Perché se tutte le mattine dovessi guardare questo di qua, questo di là, io non dormirei mai la notte, dovrei essere sempre... io voglio vivere tranquillo, perciò non guardo queste notizie, non leggo i giornali, non me ne frega niente, alleno i giocatori che ho e guardo avanti e preparo la partita con la Cremonese, che è la cosa più importante, al di là del mercato, anche perché il mercato dobbiamo essere concentrati lì, io per primo, concentrati sull'obiettivo, se no succede come è successo oggi. Sì, ma ci sono contatti. Per esempio, Brooklyn gioca in Serie B a 26 anni, se arriva una squadra di Serie A che vuole il giocatore, è normale, secondo me, o no, avere delle conseguenze. O sbaglio? Ma se Brooklyn purtroppo... Sì, no, ma Bruno, purtroppo anche nel mese di agosto è sempre stato così, sembra di qua, di là, e dopo alla fine è rimasto qua. Io credo che anche lui sia un ragazzo intelligente che non deve dare retta a quello che vengono scritti sui giornali, sulle cose. Lui deve pensare a Pescara, è il capitano del Pescara, e basta. No, io non ho nessuna garanzia, no, non so garanzie di niente, nel senso che noi abbiamo detto che due giocatori sono... sul mercato e quei due sono sul mercato. Mister, scusi, io volevo una sola notazione sul ruolo di caroteca per Claybus, non perché debba per forza essere un'ipotesi di sostituzione di Bruno se avesse partito, perché comunque c'è il passaggio, c'è il giocatore. Un giocatore che secondo me ha molta tecnica, ma qualche deve ancora molto migliorare tatticamente, ma a che, diciamo, in che margine deve migliorare per poter diventare titolare? Deve migliorare molto, non commettendo l'errore che ha fatto oggi sul primo gol, per dire. Lì giochi su una zona molto pericolosa se perdi palla. Quando perdi palla lì, noi siamo aperti e diventiamo vulnerabili, come è successo sul gol. Perciò quegli errori non si devono commettere per un giocatore come lui. E poi deve cercare di giocare le cose più semplici, non portare la palla, tatticamente deve migliorare molto, però ci stiamo lavorando. Ah, giocatore secondo me di grande prospettiva, però deve essere sempre collegato con la testa sul campo, deve essere sempre presente, perché se non sei presente diventa difficile. Beh, l'ho provato, ma Brugman è un giocatore di grande qualità, può giocare in qualsiasi ruolo di tre centrocampo. No, se l'ha fatto, mi ricordo anche la quarta giornata con Foggia. TV, ecco, davanti alla difesa, sì. Salvo poi cambiare, sì. Insomma, quella giornata non andò granché bene. Sì, sì, sì. Però potrebbe essere una delle soluzioni per avere anche più fisicità sui contrasti, però ripeto, deve migliorare molto lui da questo punto di vista. Sì, è stato anche Capone, no? Sì. Notizia, oggi sì. Sì. Beh, secondo me è un grande acquisto, questo è un grande, questo è un grande acquisto, nel senso che purtroppo lui si è fatto male subito, l'abbiamo perso per lungo tempo, però è un grande acquisto, Capone. Degli assenti Campagnaro del Grosso Menuce sono eccezionali? Campagnaro sta ancora riprendendo dall'infortunio che ha avuto, del Grosso a Salerno ha avuto una distorsione della caviglia. Non era ancora pronto, però da domani dovrebbe riniziare con la squadra. Mimushai non dovrebbe essere niente di grave, c'ha un problema sotto il piede, sulla fascite sotto lì, ma l'abbiamo tenuto riposo in modo precauzionale. Però ti girano un po' le scarpe. Cioè, quando? No, sì, perché... Io quando vedo la squadra che gioca così mi girano le scatole. Cioè, io sono sincero, non posso nascondere che oggi abbiamo fatto... Ma ecco, più il secondo del primo... Tutti e due, tutti e due. Sullo stesso livello, sì. Forse è meglio così, perché non
conta nulla, perché gli dà modo di preparare la squadra e dire ragazzi, ha fatto un bel esame di questa partita, non si può spiegare ai ragazzi. Devono capire certe cose, devono capire che noi quando abbiamo fatto il risultato è perché tutti insieme abbiamo giocato di squadra, abbiamo pedalato tutti insieme, abbiamo sofferto tutti insieme, abbiamo fatto le cose semplici. Quando cominciamo a pensare di essere qualcosa in più, abbiamo sempre pagato, ci hanno sempre castigato. Perciò testa bassa, con umiltà, lavoro sul campo, torniamo coi piedi per terra e pedaliamo. Cioè, ma un po' possono aver influito anche i carichi di lavoro? Sì, no, quello, quello, ma io lo so come, lo so che infatti non, noi non andavamo, loro erano molto più brillanti rispetto a noi, ma questo vuol dire che abbiamo lavorato anche bene, ma non è questo che io, l'atteggiamento, cioè, mentale, la concentrazione, cioè, l'attenzione sui particolari, anche un po' lo scenario, insomma, sì, tutto, diamo tutto, però, in famiglia, tutti no, ma non va bene, bene non so. Ma a me non va bene. L'ho provato per vedere se poteva, se può ricoprire anche questo ruolo qui, visto che è molto duttile. È un giocatore che può farlo, secondo me, perché c'è la falca alta, è bravo anche tatticamente. Non chiederà il terzino sinistro, insomma. Cioè, no, adesso vediamo. 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 E Risaldi, a proposito, sarà fuori fino a fine febbraio, insomma, in nazionale. Ma Risaldi, secondo lei, è un terzino sinistro o un difensore centrale? Lui è nato come terzo, cioè quando una difesa a tre e terzo di sinistro. Lo stiamo lavorando per fare anche il terzino sinistro. No, perché lei ci puntava tanto, io mi ricordo la scorsa estate, ne aveva parlato anche bene. No, ma a Verona è un ottimo giocatore, secondo me, può venire fuori molto giovane, però lavorandoci può venire fuori. Può venire fuori, sì. Palazzi ha chiesto di giocare con più continuità, ha fatto una scelta, insomma, di andare a giocare di più. È andato a Monza, sì, che l'ha chiamato Berlusconi, nel senso. Richiamo del Berlusca. Non si era rimpiazzato, insomma. No, questo adesso lo vediamo. Il centrocampo siamo anche. Siamo anche coperti, a centrocampo, nel senso che ci abbiamo giocatori. Non, ve l'ho detto, io non mi faccio la testa su. Cioè, lo può anche dire, voglio un altro centrocampista, non è un problema. Poi se lo prendo, è un discorso. Lo dica. Io vorrei Ronaldo, ma. Un centrocampista, non potrebbe anche arrivare. Vediamo, adesso no, io non voglio aver fretta. Cioè, la fretta in questi casi è la. Bravissimo. Cioè, io non voglio avere la fretta di. Ostia, andato via uno, bisogna subito prendere l'altro. Intanto ce ne abbiamo di centrocampisti buoni. Cioè, se dovesse andare via Bruno, sarebbe un problema, perché trovare un sostituto di Bruno. No! Cazzo! No, sarebbe basta. Più quello, no? Mister, è un paradosso di Zenone. No, io non so, ma perché volete mettere Brugman sul mercato? No, mica lo volevo mettere io, ma c'è stata una trattativa, poi se non si mette un accordo. C'è stata una trattativa? Non lo sappiamo questo, io non lo so. Non lo sa lei, lo sappiamo tutti. Io, lo sapete voi, io non lo so. Cagliari lo vuole, non si sono messi d'accordo per scare Cagliari, quindi. Cagliari lo vuole. Lo vuole Cagliari, lo vuole Fuori. Ma forse sapete più voi, eh? Ma tutti vogliono Brugman. No, nel senso che. Non lo so, no, ma voi siete. No, se cominciamo così da qui al 31 di gennaio, allora. Infatti, lei deve parlare oggi e poi il 31. Infatti, non ci parlo più. Mercato, muro, non parlo più del mercato. Così è finito tutti i discorsi. Ci toglie il sale della conferenza. Lei ci vuole mettere il pepe e facciamo. Ma a noi ci piaceva avere. Ha fatto delle richieste specifiche alla società. Sì, io gli ho detto quello che deve essere, che però mi serve. Non no, non ve lo dico, perché devo dirvelo, scusa, non ve lo dico. No, ma io dico come ruoli, mica ci vedi. Come ruoli, no? Io ho detto i ruoli, cose, quello che mi serve. Cioè, ci sono delle priorità per lei, è questo. Sì.
lei ha fatto il terzino, però certe volte viene attaccato, c'è la pressione qualche volta, sì, no, soffrivo un po' la pressione dell'attaccante, mi ricordo quando venivano a prenderla nella Ma venivo sempre fuori tranquillamente, non c'avevo problemi da questo tipo qua. Naturalmente sono innesti quelli che le ha chiesto per fare il salto di qualità, cioè sono innesti mirati che quelli che ci servono. Uno è arrivato, che è Bettella, perché nel senso, noi rinunciando a Fournasier abbiamo preso quello lì. Per completare, diciamo. Sì. Cioè, la punta centrale, non una seconda punta, andando via Cocco, questa di giusto per capire, io ho letto che no, dico, però se noi diciamo Cucciarelli, no, è giusto, no, solo questa risposta non è, io l'ho avuto il Cucciarelli ad Empoli, lo conosco bene. Le caratteristiche non sono quelle che noi andiamo in cerca, insomma, ecco. Il giocatore è fortissimo, cioè, Pucciarelli è fortissimo, amica, cioè, è un giocatore forte, però ha delle caratteristiche che secondo me non è quello che va bene per la nostra squadra, ecco, questo posso dire. Comunque diciamo che punta centrale con due esterni, sarà sempre 4-3-3, che potrebbe però poi essere suscettibile di variazioni in corso d'opera. Però 4-3-3 rimane con me, no? Allora, 4-3 può essere un 4-4-2, può essere un 4-3-1-2, dipende da cosa, da come vanno le cose. Quindi può essere anche 4-4-2, no, dico pronti via dall'inizio, potrebbe essere anche 4-4-2. Allora. No, giusto per capire. No, così ci facciamo un'idea anche su chi manca. Sì, no. Ma voi mi sembra che sia da 2 mesi quel modulo che mi dite. Però abbiamo fatto 32 punti giocando sì, così. Sì, no, ma io non sto dicendo che lei deve cambiare, sto cercando di capire che cosa serve. Siccome lei giustamente non può parlare, ed è giusto, allora noi cerchiamo di capire se magari cambiando il modulo cambia anche la tipologia di giocatore. No, cioè, un conto se giochi con una punta, un conto se giochi con un punto. Sì, ve l'ho detto, andando via Coco Fornosia ci siamo i due sostituti e noi stiamo vedendo questo. Più di questo cosa posso dire? Dopo, da qui al mercato, mi sa che fino al 31 gennaio non so cosa succederà, perché ogni giorno vedo notizie nuove. Se io devo rispondere a tutte queste cose qua, è un buon giocatore. A posto? Scusi, una domanda sulla servizio. Servizio. Bettella è già disponibile il tipo per domenica. Dovrebbe arrivare mercoledì, dovrebbe arrivare. Perché? Invece, su Bellini ancora non abbiamo fatto. Non c'è stato fatto ancora niente.